La vuoi? No, da fare. E che cosa meglio di bere? Vivere. Se bevi non vai a progetti per il futuro. Sono stati gli studenti i protagonisti dell'incontro promosso a Lanciano Fiera dall'IPA, l'Associazione Internazionale di Polizia Sezione Abruzzo, incentrato sulla prevenzione e sicurezza stradale. No alcol se parti è il titolo dell'iniziativa che si svolge da 3 anni consecutivi a Ruote e Motori Show con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Prefettura di Chieti e delle Forze dell'Ordine. Gli studenti degli istituti Parini di Avezzano, Vico di Sulmona, Paolucci di Vasto e ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile di Lanciano hanno rappresentato con elaborati grafici e video le loro idee su come fare prevenzione evitando di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Tra gli ospiti di questa edizione c'è anche uno stuntman, Roberto Libertini. Queste occasioni di queste fiere, di queste manifestazioni sono un buon modo per incontrare i giovani, per lanciare un messaggio che spero non sia banale, spero non sia retorico, però la vita è una e detto da noi che probabilmente, apparentemente la rischiamo ogni giorno, è importante, non vale la pena di sprecarla. Il messaggio è importantissimo, soprattutto spero che i ragazzi capiscano il fondamento della vita, quindi rispettino le regole stradali, rispettino comunque l'uso anche di queste sostanze come l'alcol, di avere una cura nell'utilizzo, soprattutto perché stando all'interno di un istituto dove i ragazzi vanno da un'età di 14 fino ad arrivare all'università di intorno ai 20 anni, 21 anni, noi abbiamo la possibilità di crescere questi ragazzi. Perché lo fai? Mi piace, è la mia passione, il cuore della mia passione. È un brivido che dai a te stesso e soprattutto a chi ti vede. Certo. Questo va da solo. Va da solo. Sì, è una passione che è iniziata 2 anni fa e la stiamo portando avanti con tanta passione. Ci divertiamo e facciamo divertire. Il brivido è più loro o vostro? È anche nostro insieme a loro. Quindi noi cerchiamo sempre di dare il meglio per divertire noi e soprattutto loro. Le figure eccezionali, lì, in aria. Siamo in alto, sono circa 8 metri e mezzo per 20, 22 di lunghezza. Un bel saltino, insomma. Quanto rischiate, diciamolo ai ragazzi? Molto meno di chi invece crede che non ci siano rischi semplicemente ad andare a ballare o al cinema o fare tardi o semplicemente mettersi in condizioni di pericolo, che è diverso da fare qualcosa di pericoloso perché lo si pensa. Media partner dell'iniziativa è Telemax, con un video che ha raccontato alcuni episodi di cronaca degli ultimi anni. Incidenti stradali mortali causati da malore, distrazione, sorpassi azzardati o guida in stato di ebbrezza, scene che non vorremmo mai più testimoniare ma che mostrano immagini più eloquenti di 1000 parole. Innanzitutto ai ragazzi abbiamo chiesto aiuto,
perché chiediamo aiuto ai giovani per aiutare i giovani. Al di là di altre progettualità, non è un convegno ma era un incontro con i ragazzi, perché abbiamo chiesto loro aiuto a creare dei messaggi di sensibilizzazione agli altri ragazzi, agli altri giovani. Oggi sono già 3 anni che qui in fiera ci muoviamo con questo argomento che è l'alcol e la droga, e volevamo lanciare un messaggio ai giovani di mettersi alla guida senza utilizzo di alcol. E hanno partecipato, hanno aderito da tutta la regione, ci sono stati dei prodotti bellissimi, e colgo l'occasione, perché il progetto quello vuole che i media, quindi voi e tutte le agenzie pubblicitarie e tutti gli enti, adottino questi messaggi e questi prodotti fatti dai ragazzi, vi garantiscono molto belli, e per mandarli all'opinione pubblica, per far sì che giri la cultura del bere in modo corretto. E noi avevamo detto prima ai ragazzi, iniziamo dalla cultura, iniziamo da dire che 4 ragazzi che escono, 1 rimane senza bere. 61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 48, 20, 45, 86, 83, 43, 65, 63, 81, 17, 72, 03, 09, 17, 98, 05, 67, 28, 62.